accrescere le nostre competenze e fare del sano apprendimento. Per lavorare, perché sostanzialmente l'aumento del reddito non va visto come un aspetto positivo, perché se la mia ricchezza aumenta, quando distruggo qualcosa di positivo, non è un aspetto positivo. E due anni fa, vista la crisi economica, ho provato a sentire sia il PIL di una quarantina di piccoli e medi imprenditori. E insomma, era tutto basso, sia il PIL che il BIL, e la situazione a due anni di distanza non è assolutamente cambiata. Vuoi 5 giorni di ferie o vuoi 5% in più di compenso? E ancora oggi noi dividiamo l'uomo in un uomo economicus e un uomo della felicità. Se le persone stanno bene all'interno di se stesse, queste persone mettono in gioco più energia facendo il benessere degli altri. Questo significa essere uniti insieme, lavorare coordinatamente insieme per un obiettivo. Abbiamo perso completamente i sistemi di valori. Io mi sono commosso vedendo Robert Kennedy che ha pagato con la vita le cose che diceva. Ecco, noi abbiamo perso questi modelli. Bisogna che ci rieduchiamo noi al nostro interno se vogliamo veramente cambiare qualcosa di questa realtà, rendendoci conto di un potere micidiale che noi abbiamo, perché le immagini che noi fantastichiamo diventano realtà. Quando mio vicino parla della fragilità dei giovani, io direi di insegnare a loro una cosa: l'amore per il lavoro. La mia generazione come fa a provarlo? Noi veniamo da anni di studi, di università, di master, specializzazioni, per poi non poter fare il lavoro per cui abbiamo studiato. Dobbiamo andare a lavorare nei call center con contratti e un progetto di 3 mesi. Ma come si fa ad essere soddisfatti? Come si fa ad investire su una famiglia? Come diceva lei, che i dati sono drammaticamente cambiati. Dobbiamo proprio alla cosiddetta crisi il fatto che attraverso il lavoro, e sottolineo attraverso il lavoro, abbiamo costruito delle civiltà e all'interno di queste civiltà delle norme, delle regole, dei codici di comportamento che hanno fatto in modo che quell'uomo uscisse dalle caverne e potesse quindi guardare il cielo, farsi una casa, avere una famiglia, eccetera. Quindi secondo me non è una contrapposizione il lavoro con la famiglia. Queste sono contraddizioni serie e le contraddizioni sono in quello che noi è il comportamento nostro ordinario, cioè quello di ogni giorno. Perché ogni giorno noi non siamo consapevoli di essere generatori di quelle persone che hanno pari dignità e che invece vivono in condizioni che non sono condizioni di vita generate dal nostro desiderio di possedere di più. La società deve avere una percezione più netta, più forte del bene comune, perché se sta bene un mio vicino, sto bene anche io. Se noi siamo in un sistema nel quale il medico è quello che deve fare tante operazioni per guadagnare tanti soldi e poi vincere il gioco, è chiaro che poi scopriamo che ci sono dei medici che fanno l'operazione quando non ci vogliono. E tutto questo è collegato a quell'idea che uno fa il medico perché deve fare tanti soldi e non perché deve fare il medico perché è una missione. Noi riteniamo che quello che occorre fare è ridurre la centralità dell'economia, ridurre non il lavoro in sé, ma quella parte del lavoro fatto per avere una retribuzione in cambio.